10 commercianti, 7 sono favorevoli al Green Pass, lo dice un'indagine di Ascom Confcommercio che insieme a Confesercenti e rappresentanti della categoria avanzano le loro richieste al nuovo sindaco di Torino, Maria Elena Spagnolo. Dialogo con tutte le componenti della città, attenzione ai negozianti vicino ai cantieri, più programmazione negli eventi e più promozione. Sono alcune delle richieste di Ascom, Confcommercio e Confesercenti per il nuovo sindaco di Torino, Stefano Lorusso. La ricostruzione di una città che in questi anni ha sicuramente sofferto, ad esempio, di mancanza di promozione, di turismo, di commercio in modo. E più che altro quello che è mancato fortemente è il fare sistema tra istituzioni della città. Secondo Ascom Confcommercio, che ha presentato i dati del terzo trimestre 2021, si registra una forte ripresa della fiducia delle imprese del terziario della provincia di Torino. Si è tornati quasi ai livelli pre-crisi, ma si prevede un rallentamento della crescita di questo indicatore entro fine anno. Restano ancora indietro il commercio non alimentare e gli operatori più piccoli. Si può partire col discorso dei va prolungato il sistema attuale il più a lungo possibile, anche nel 2022. Poi c'è tutto il tema della ZTL, noi crediamo che vada comunque sospesa in questa fase. Però a me piace ricordare un tema importante per questa città, che è quello delle grandi opere. È necessario un sistema che vada incontro ai piccoli negozianti che vivono di passaggio e quando ci sono le grandi opere vedono il loro fatturato crollare, c'è bisogno di un sostegno reale che li tenga in piedi. Al nuovo sindaco, il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina, chiede di ristabilire un'aspettativa nei cittadini. La priorità, credo che la prima cosa è ristabilire la fiducia, visto che la partecipazione alle elezioni è stata bassa purtroppo. Quindi la fiducia dei cittadini in un programma che sia il più ampiamente condiviso, quindi un programma di larghe intese. Che pulisca un po' Torino come era nel 94-95, no? Hai tante cose che non va. No. Tante cose rotte e sporche, tanta gente che dorme per terra, che non trovano un posto dove dormire. Secondo l'indagine di Ascom Confcommercio, 7 imprenditori su 10 si dichiarano favorevoli all'introduzione del Green Pass.